consentirà ai grandi elettori positivi al Covid o in quarantena il trasferimento dal proprio domicilio al seggio elettorale che sarà allestito all'esterno di Montecitorio per votare il prossimo Presidente della Repubblica. Proseguono intanto a 3 giorni dall'inizio delle votazioni per il Quirinale i colloqui tra i partiti. Stamane si sono incontrati il segretario del PD Letta e il leader di Italia Viva Renzi, secondo cui il prossimo capo dello Stato sarà eletto massimo entro giovedì. Il centrodestra intanto resta bloccato sul rebus Berlusconi. Ancora nessuna data per il vertice in cui il Cavaliere dovrebbe sciogliere la riserva sulla candidatura. La crisi in Ucraina, cresce la preoccupazione per il dispiegamento di oltre 100.000 soldati russi al confine del paese. Gli Stati Uniti valutano se evacuare le famiglie del personale diplomatico. Nell'incontro di Ginevra con il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, il segretario di Stato americano Blinken ha dichiarato di volere una soluzione diplomatica, assicurando però una risposta rapida e forte nel caso di un'invasione russa. In chiusura lo sport, il calcio. Alle 20:45 Verona-Bologna apre il programma della 23esima giornata di Serie A, mentre sono a forte rischio rinvio Inter-Venezia di domani e Napoli-Salernitana di domenica pomeriggio. 9 infatti le positività al Covid segnalate tra i granate, almeno 8 quelle tra i lagunari. Decisivo sarà quindi un ulteriore giro di tamponi eseguito alla vigilia delle rispettive gare. L'informazione al momento termina qui, a più tardi. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the town. Getting paid is a forte, each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. Wow. I think about the girl all the time. Wow, wow. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. Bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, girl. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. She's got class and style, street knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Herbs the word, spins the verb. Lovers hit curves so freak what you heard. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play, just for shorty bang bang to look your way. I like the way you work it, trump tight all day, every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, babe. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. You know that girl looks good. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. My peeps and we rose deep, flying first.
first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't up for nothing. Cartier wooden frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake boards? Our shows improves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me. And that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born, faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Girl, you got it going on. I like the way you work it. No diggity, yeah, I got the bag. Black Street Productions. We out. Eh sì, ragazzi, rieccoci. Dai Ardri, dai Ardri. Colui che ha incarnato l'essenza degli NWA, che furono tra l'altro, sì, tra i primi a lanciare il gangsta rap, Die Hard 3, con questo pesantissimo nome, ha lavorato con Snoop, Eminem, soprattutto nell'album, come direbbero, come diciamo qua, noi meridionali 2001, ha lavorato con The Game, Eazy-E, poi Busta Rhymes, un sacco di grandi artisti, Ta Dog Pound. Insomma, a lui si deve il G-Funk, che poi ha spopolato ovviamente nella West Coast. Comunque vi ho citato gli NWA e un film, volete conoscerlo? Quale film ritrae questi benedetti NWA? Lo dico da meridionale. Straight Outta Compton. Insomma, è un filmone diretto veramente in maniera magistrale, e il titolo prende il nome dell'omonimo album che hanno fatto nel 88, con il quale hanno praticamente debuttato. E si parla di questa, della storia in questo film, di questi 5 ragazzi di Compton, della California, che armati di questi testi hip hop, con la loro schiettezza e anche brutalità e anche spavalderia, si ribellano contro gli abusi delle autorità e formano gli NWA. E così, raccontandoci la vita del ghetto come mai nessuno prima, danno vita ad una rivoluzione sociale il cui eco fa ancora il suo oggi. Sì, risuona ancora. E il film oscilla in un arco temporale di 10 anni? Sì. 86, facciamo 95. Comunque, radioascoltatori, è su Netflix, è ben confezionato per voi, quindi andate, cliccate sul vostro telecomandino e non esitate, scartatela questa confezione che avete, dai, sedetevi e ammirate per 2 ore e 20 uno spettacolo vibrante, potente, dove i personaggi cacciano energia da ogni poro. Poi, secondo me, è uno dei film sull'hip hop più incredibili mai fatti, perché pur essendo un biopic dall'impostazione comunque classica, il contesto sociopolitico è raccontato con estrema intelligenza. Poi il cast colpisce per somiglianza, non solo per il fisico e per il carisma. Poi persino Paul Giamatti è alle prese con un ruolo tutto nuovo per lui. Però è convincente, non è mai banale, veramente. È un film che non ha paura di raccontare con onestà i pregi e soprattutto i difetti dei protagonisti, anche se qualche lato un po' più oscuro è ignorato, sì. La sceneggiatura poi cerca di non affossarsi troppo sulla violenza e sulla misoginia, e quindi cerca di comunicare con urgenza, incoscienza e talvolta passione che, insomma, hanno fatto la storia questi ragazzi, è inutile dirlo. Poi il regista è un amico storico del gruppo, e lo stesso Ice Cube, Dr. Dre e la vedova di Easy sono i produttori e fautori della pellicola. E vi anticipo già che la prossima canzoncina,
che bilancerò come una perlina sarà proprio degli MVA. Domandina, ragazzi, leggiamo. Domanda. Documentari sul rap. Allora, Rap Revolution, che è su Netflix, che ha questa carrellata di puntate che ti trainano nella storia del movimento. E poi ho apprezzato anche un altro documentario, che è The Art of Rap, del 2012, che è diretto da Ice-T, un altro regista che non ricordo, e vede come protagonisti vari artisti intervistati e appunto rispondono a delle domande. Ad esempio, da Ice-T mi ricordo che sono state poste domande simili su come siano nati i testi di Colors. Insomma, un altro documentario invece è Nas, Time is Illmatic, che racconta le circostanze che lo hanno portato a debuttare con questo benedetto album che è Illmatic, che, come ho già detto e risposto prima, secondo me è il miglior album della storia dell'hip hop. Ascoltatevi almeno una volta la canzone New York State of Mind. Comunque, sì, questi al momento mi balenano. E tornando al cinema, non è da dimenticare House Party del 90. E sì, parla di questa, della tematica della goliardia e delle feste trapiantate nel mondo hip hop. Ed è una pellicola che comunque fonda le sue intenzioni in un cinema più mainstream, un cinema, come dire, made in USA. Ed è giocoso, molto versato sul lato delle feste e del casino. E fu proprio un successo perché usciva dai confini della rap culture e flirtava con questo cinema mainstream e con i generi già consolidati. Ragazzi che ad esempio vogliono fare feste di nascosto, che poi le scene ai party e soprattutto la battaglia di ballo sono state copiate, sì, da praticamente tutto quello che è venuto fino a che Project X non ha stabilito, come dire, un nuovo standard. Vabbè, dai, vi ho stancato, lo so. Proseguiamo con una grandissima song proprio degli MVA, che è Express Yourself. Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality. Man, you've been doing all this dope producing, you ain't had a chance to show them what time it is. So what you want me to do? I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it gets funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, cause they don't flow like this one. You know what? I won't hesitate to this one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science, well I'm dropping English. Even if Yella makes it a cappella, I still express, yo, I don't smoke weed or cess, cause it's known to give a brother brain damage, and brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel. Spread yourself. Spread yourself. The records I spin again and again and again. Yeah, you're on the other end. Watch your brother blend dope rhymes with no help. There's no fessing against it while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go. They know others say rhymes which fail to be original, or they kill where the hip-hop starts. Forget about the ghetto and rap for the pop charts. Some musicians cuss at home but scared to use profanity when up on the microphone. Yeah, they want reality, but you hear none. They'd rather exaggerate a little fiction. Some say no to drugs and take a stand, but after the show, they go looking for the dope man. Or they ban my group from the radio here in WA and say hell no. But you know it ain't all about wealth, as long as you make a note to spread yourself. Yeah, yeah, look at all of the people.
Yeah.